presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, ha ricevuto oggi a Palazzo Matteotti una delegazione di giovani del Partito Popolare Europeo, provenienti da 32 paesi in visita nella nostra città. Tutti dobbiamo sostenere fortemente la candidatura di Napoli a capitale del Mediterraneo, non solo per il suo patrimonio storico e artistico, ma soprattutto per la gran massa dei giovani, una spettacolare risorsa ancora poco valorizzata, ha detto Cesaro salutando la delegazione. Dear delegates, we can start with this session. We are here in the palace of the president, the province of Naples. You have visited some beautiful archaeological sites in Naples, in the center of the Mediterranean Sea. Now we can introduce the president of the province. Grazie a tutti, ma soprattutto un buongiorno e benvenuto nella nostra città, nella splendida città di Napoli. È una capitale che ha tutte le caratteristiche per essere candidata a rappresentare il mare nostrum. Ritengo che non si possa prescindere dal processo euro-mediterraneo. L'area ha una funzione fondamentale per lo sviluppo della Campania e di tutte le regioni del sud e credo che tutti dovremmo sostenere fortemente Napoli, capitale del Mediterraneo. Il Presidente, parlando ai giovani del PPE, ha poi ribadito di condividere l'idea lanciata dal Ministro degli Esteri Frattini di creare un coordinamento tra le regioni meridionali per sostenere un progetto unico di cooperazione istituzionale su grandi temi come le politiche di migrazione, il rispetto dell'ambiente, le risorse culturali e l'esportazione di nuovi modelli di comunicazione e di governo. Siamo con Carlo De Romanis, Segretario Generale dei Giovani del Partito Popolare Europeo. Una delegazione dei giovani europei e qui nella nostra città per una visita. Ci vuole spiegare bene il senso di questa missione? Sì, esatto, sono 100 e più delegati da tutta Europa e anche il Medio Oriente, sono venuti qui a Napoli per discutere i temi che riguardano l'euro-mediterraneo e difatti il Presidente della provincia Luigi Cesaro ha rimarcato nel suo intervento ai delegati europei il ruolo centrale che Napoli può giocare nel processo di integrazione dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. L'importanza storica e culturale di questa città va riconosciuta in tutta Europa, infatti i giovani rappresentanti e le organizzazioni del Partito Popolare Europeo che erano qui oggi hanno apprezzato la città. I giovani del Partito Popolare Europeo, ha proseguito Cesaro, devono farsi portavoce e testimoni di un grande progetto di cooperazione con Napoli nel ruolo che più le compete, di città pilota del sud e dell'Europa.